Introduco adesso Emanuela Zurli, docente incaricata di teologia all'Università Gregoriana, dove è stata precedentemente docente incaricata di filosofia ed ha collaborato con il Centro Cardinal Bea per gli studi giudaici. Ha compiuto studi di psicoanalisi e, sia alla Gregoriana sia alla Sapienza, studi di filosofia teoretica. Tra le sue pubblicazioni in ambito teologico ricordo i volumi La giustificazione solo per grazia negli scritti di Qumran e Giacobbe in cammino verso sé e verso l'altro, lettura narrativa e antropologica del terzo patriarca di Israele. Approfitto anche per ringraziarla del ruolo attivo che ha avuto nell'ideazione e anche nella preparazione di queste nostre giornate. Grazie. Sì, certo, il titolo della relazione è Teologia, Ascolto, Eucaristia, Preghiera, Silenzio. Sempre più spesso viene ricordato che la Sacra Scrittura è l'anima della teologia. Se la Sacra Scrittura, in quanto parola di Dio, rinvia all'ascolto, anche l'Eucaristia, la preghiera e il silenzio insieme sono, in un reciproco presupporsi e completarsi, l'anima della teologia, il suo principio vitale. Nell'Eucaristia, infatti, si consuma la parola che per noi si incarna. Nella preghiera dialoghiamo con la parola che ci interpella e si lascia interpellare, mentre in silenzio alimenta e a sua volta si alimenta di ascolto, Eucaristia e preghiera. Proporrò dunque un itinerario dal quale la teologia emergerà come ascolto eucaristico, conoscitivo, orante e silenzioso. Nella prima parte biblica la parola teologia ci condurrà all'ascolto e all'Eucaristia, fonti di conoscenza teologica che anela la preghiera. Da qui si aprirà la seconda parte esperienziale, nella quale ci guideranno due grandi santi, la cui profondità teologica e relazione con il silenzio è sotto certi aspetti complementare. Iniziamo con la prima parte. La parola teologia, si sa, non nasce in ambito cristiano. Appare per la prima volta con Platone, che nel secondo libro della Repubblica ne parla come di un'indagine su Dio, e poi ripresa da Aristotele, che chiama teologia la scienza prima, cioè la metafisica, e la situa al vertice delle altre due discipline contemplative, la matematica e la fisica, inaugurando un connubio tra teologia e filosofia che avrebbe contribuito nel tempo a definire l'identità della teologia cristiana come discorso di Dio, su Dio e a Dio. Ai giorni nostri, la sempre più frequente sottolineatura che la teologia non è studio teorico che rende Dio un oggetto, ma scienza sapienziale che lo riconosce come il soggetto, in ascolto del quale essa deve porsi con amore, se non addirittura in ginocchio, sembra celare la consapevolezza di una tentazione opposta. Complice il termine stesso, teologia, che nell'etimologia greca, theos logos, è appunto discorso su Dio, dove Dio è l'oggetto della speculazione. Nella Bibbia, che della teologia è l'anima, il termine non solo non esiste né nell'Antico né nel Nuovo Testamento, ma se esistesse, preverrebbe ogni deriva oggettivante, perché in ebraico le parole composte con el, Dio, theos in greco, hanno Dio come soggetto. Gabriele, Dio è forte, Israele, Dio vince, può e così via. Nella concezione biblica, dunque, teologia significherebbe discorso di Dio, al quale dovrebbe rispondere l'ascolto dell'uomo. Del resto, la prima manifestazione divina con la quale si apre la Bibbia è la parola, Vayomer Elohim, kai eipen otseos, Dio disse. Rompendo il silenzio primordiale, con la parola Dio crea in 6 diversi giorni e benedice. Il racconto successivo, nel capitolo 2, torna sull'essere umano. Le prime parole che Dio gli dice, rivolgendosi soltanto a lui, sono formulate come un precetto, articolato in un dono e in un divieto. E ordinò il Signore Dio all'uomo, dicendo: da tutti gli alberi del giardino puoi mangiare, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male, o del conoscere bene e male, entrambe le letture sono possibili, non puoi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangiassi, certamente moriresti.
Nella Bibbia, dunque, il termine teologia non esiste, ma la prima volta che Dio, Zeus, si rivolge in modo specifico all'uomo parlando, to Adam Legon, lo fa con una parola che nel donargli sovrabbondanza di cibo, quindi di vita, gli pone un limite, può mangiare di tutto, ma non il tutto, ossia gli dà quella legge che gli consente di emergere sul mondo animale costituendolo come creatura relazionale, che appunto realizza la propria umanità soltanto se rispetta il limite e la differenza per rapportarsi all'altro da sé. Il divieto contemporaneamente riguarda un albero preciso, quello della conoscenza del bene e del male o del conoscere bene o male, perché l'uomo è destinato al sapere, che però non è un oggetto da carpire e assimilare, ma il risultato di una relazione di fiducia in un altro. Dio, infatti, vietando all'uomo quel frutto, gli sta suggerendo cosa è bene, rispettare il limite, e cosa è male, non farlo. Sta addirittura condividendo con lui la propria conoscenza. Del Dio che parla, Zeus Legon, la prima coppia però non si fida, non lo ascolta. La teologia alla quale l'uomo era chiamato non ha inizio. La donna preferisce ascoltare la voce del serpente che, presentando Dio come un invidioso mentitore che vuole tenere soltanto per sé la conoscenza e impedirne l'accesso agli umani, la spinge a infrangere il limite. La donna prese del suo frutto e mangiò, e ne diede anche al suo uomo con lei e mangiò, e si aprirono gli occhi di loro due e conobbero che erano nudi, e cucirono foglie di fico e fecero per loro perizomi. Chiusi nel proprio silenzio, il primo uomo e la prima donna mangiano avidamente, ognuno da solo, non condividono, non sono in relazione né tra loro né con Dio, che inascoltato aveva indicato la via della vera conoscenza, che può prosperare soltanto nel riconoscimento e nell'accoglienza grata del dono ricevuto. L'uomo e la donna, ricordo, potevano mangiare da tutti gli alberi, desiderabili per la vista e buoni da mangiare, e anche dell'albero della vita. Nella storia che segue, nella quale la benedizione delle origini dovrà farsi strada tra le mortifere scelte umane, continuamente Dio chiamerà il suo popolo all'ascolto. Ko amar Adonai, utos legei curios, così dice il Signore, esordiscono in ripetute ondate i profeti per riportare a loro volta inascoltati le parole di Dio. A Ezechiele Dio porge persino la sua parola scritta su un rotolo perché la mangi. E tu, figlio dell'uomo, ascolta ciò che io ti dico. Non essere ribelle come questa casa di ribelli. Apri la bocca e mangia ciò che io ti do. La storia però continua ad essere, narra la Bibbia, una sequenza di parole di Dio inascoltate, il lungo racconto di una teologia che non si realizza. Perché questo avvenga, Dio va ancora oltre, si incarna, si fa egli stesso parola che si offre in cibo. Nel Nuovo Testamento, nel racconto di Matteo dell'ultima cena, riappaiono i verbi prendere, dare e mangiare della Genesi, ma con opposto significato. Ora, mentre essi mangiavano, Gesù, preso del pane e detta la benedizione, lo spezzò e, dandole ai discepoli, disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Alla fine del racconto di Luca dei discepoli, che sulla strada verso Emmaus erano stati avvicinati da Gesù risorto, che aveva parlato con loro senza che lo riconoscessero, vi è, oltre al prendere e dare, un ulteriore riferimento all'episodio della Genesi, l'aprirsi degli occhi. Arrivati a casa, Gesù, avendo preso il pane, disse la benedizione e, avendolo spezzato, lo dava loro. Ora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero, ed egli divenne invisibile dinanzi a loro. Da un confronto con la versione greca della Genesi emerge che l'ultima cena è raccontata con gli stessi vocaboli. La donna, avendo preso, mangiò, la busa efagen, poi diede edoken il frutto all'uomo che mangiò efagon, si narra in Genesi 3:6. Gesù, avendo preso la bon il pane, datolo dus ai discepoli, disse: prendete, mangiate, labete, fagete, leggiamo in Matteo e Paralleli. Anche nel racconto di Emmaus ricorrono i medesi termini della versione greca della Genesi.
si aprirono i loro occhi e conobbero kai dienoizesan oi oftalmoi ton duo kai egnosan oti gubnoi esan, si legge in Genesi 3:7, auton de dienoizesan oi oftalmoi kai epegnosan auton, si legge in Luca. In entrambi gli episodi evangelici, soprattutto, all'opposto significato acquisito dai verbi rispetto alla Genesi, si aggiungono due azioni compiute da Gesù: benedire o rendere grazie. Rendere grazie come sinonimo di benedire appare nei testi paralleli di Luca e Paolo, e spezzare. Benedire come rendere grazie e riconoscere che il pane proviene da un altro, da Dio. Spezzare e ampliare l'accoglienza del dono condividendolo. Inoltre, come abbiamo letto, mentre il primo uomo e la prima donna, aprendo gli occhi dopo aver carpito il frutto, avevano guardato se stessi e conosciuto soltanto che erano nudi, i discepoli, aprendo gli occhi dopo aver accolto il pane benedetto e spezzato, riconoscono il Figlio di Dio. All'agire non teologico del primo uomo e della prima donna, che in un silenzio sordo all'ascolto del Creatore prendono per se stessi e mangiano il frutto proibito carpito, negando ogni relazione tra loro e con Dio che non riconoscono, risponde così all'altro capo della Bibbia l'agire teologico di Gesù, il Figlio, che nel perenne e silenzioso ascolto del Padre dà se stesso per i discepoli, i quali, avendolo ascoltato e riconosciuto, prendono e mangiano insieme il pane benedetto e spezzato per loro. Gesù che si dona guida così gli uomini a diventare teologi, coloro che nel Figlio ascoltano Dio che parla, Theos to Adam legon, lo riconoscono come Dio e contemporaneamente si conoscono come creati per accogliere, benedicendo e rendendo grazie, il cibo della vita da spezzare, ossia condividere, con gli altri. Questo cibo della vita, ci hanno appena narrato i Vangeli, è l'Eucaristia. Nel versetto successivo a quelli citati, soprattutto, il racconto di Emmaus ci fa fare un'ulteriore scoperta sulla conoscenza che il cibo buono ricevuto in dono, l'Eucaristia, dà all'uomo teologo, che ascolta Dio che parla. Dopo aver riconosciuto Gesù mentre benediceva e spezzava il pane, appena egli è divenuto invisibile alla loro vista, i discepoli si dissero l'un l'altro: non ardeva forse il nostro cuore in noi quando ci parlava nella via, quando ci apriva, dienoigen, le scritture? Qui è raccontato che camminare con Gesù Cristo, ascoltarlo, mangiare il cibo nel quale egli si offre, dà all'uomo non solo la conoscenza del suo essere creatura, che si realizza nell'ascolto della parola di Dio e nell'accoglienza grata dei doni da condividere, e quindi gli dà la conoscenza di cosa è bene e cosa è male per lui, ma gli dà anche la conoscenza delle scritture nelle quali Dio si è rivelato. Gli dà cioè la conoscenza teologica, in senso reale, non metaforico. Sono infatti gli stessi discepoli che, dopo aver mangiato il pane benedetto e spezzato da Gesù risorto, lo riconoscono e si rendono conto che egli, che prima li aveva chiamati stolti, anoetoi, e lenti di cuore nel credere alla parola dei profeti, aveva poi loro aperto, dienoigen, le scritture, aveva cioè donato loro la comprensione della rivelazione di Dio contenuta nella Bibbia. In altre parole, li aveva introdotti alla teologia nel senso corrente del termine, che, come ho detto all'inizio, è anche il più rischioso, di discorso su Dio. Che la comprensione e quindi la conoscenza della parola di Dio sia lui a illuminarla e quindi a donarla è ribadito poco più avanti, quando Gesù appare a tutti i discepoli riuniti e, dopo essersi fatto riconoscere e aver mangiato, aprì loro la mente all'intelligenza delle scritture, dieno exen auton ton nun tu sunienai tas grafas. Per ricapitolare questa prima parte, abbiamo iniziato dal racconto della Genesi, dove si trova la prima parola che Dio rivolge all'essere umano e soltanto a lui, perché lì incontriamo la teologia nella sua vocazione primaria di ascolto,
del discorso di Dio all'uomo, Theos to Adam Legon. Da quell'uomo delle origini che non ha ascoltato Dio che vietava di mangiare dell'albero della conoscenza o del conoscere il bene e il male, che poneva un limite al tutto, richiami testuali ci hanno portati al discepolo dei Vangeli. Questi invece, insieme ad altri, cammina con Gesù Cristo, lo ascolta mentre egli apre le scritture, dalle sue mani accoglie grato il dono, l'Eucaristia, e nel riconoscere lui come il Signore e se stesso come creatura, accede anche a quella conoscenza che è il discorso su Dio. Tale conoscenza che dall'ascolto ha condotto all'Eucaristia anela alla preghiera, nella quale la teologia si completa in quanto discorso a Dio, come testimoniano i cristiani delle prime comunità. Così ne è infatti descritta la vita negli Atti. Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli, nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Adesso passiamo alla seconda parte. Sin qui abbiamo dunque verificato che dalla Bibbia, che della teologia è la riconosciuta anima, la teologia emerge come ascolto eucaristico, conoscitivo e orante. Per indagare questo dinamismo teologico dobbiamo ora entrare in un campo più esperienziale, che ce ne espliciterà un aspetto sinora tenutosi alquanto in disparte, il silenzio, che di ascolto, eucaristia e preghiera si alimenta e a sua volta alimenta, connotando come silenzioso il vissuto del teologo. Scopriremo così il silenzio dello stare alla presenza di colui che si dona, il silenzio del permanere nella relazione ascoltandolo, accogliendolo, dialogando con lui nella preghiera, il silenzio nel quale l'incontro con Dio può manifestare il suo potere trasformante. Questo silenzio, il silere attivo nella lingua latina distinto dal mero tacere, è stato vissuto da molti santi. Ne citerò due che lo hanno percorso da posizioni apparentemente antitetiche e la cui grandezza teologica può dirsi complementare: San Tommaso d'Aquino e Santa Faustina Kowalska. Il primo, dalla cultura immensa, tra i maggiori accademici del suo tempo, artefice di una magnifica cattedrale di pensiero, è improntato della sua scienza tutta la teologia successiva. La seconda, alla quale avevano persino impedito di terminare la scuola, sempre dedita a lavori umilissimi, dal convento affidava un diario quanto Gesù le rivelava. La Summa Teologia di San Tommaso è ancora tra i testi più studiati nell'università. Il diario di Santa Faustina continua ad avere i lettori più numerosi tra le persone semplici. Ad accomunare Tommaso e Faustina è la profondissima esperienza di come ascolto, eucaristia, preghiera e silenzio siano via alla conoscenza teologica. Il primo lo ha dimostrato diventando uno dei più acclamati magister teologie di tutti i tempi. Le conoscenze sulla misericordia divina, che la seconda aveva appreso direttamente da Gesù, si sarebbero dimostrate inattaccabili a successive severissime verifiche dottrinali. Per quanto poi riguarda il silenzio, San Tommaso e Santa Faustina sono stati accomunati non solo dal silere, ma anche dal tacere. Il primo, dopo aver celebrato un'Eucaristia il 6 dicembre del 1273, non ha quasi più proferito parola, soprattutto di teologia, fino alla morte, 3 mesi dopo. La seconda ha trascorso un'esistenza taciturna tra le pareti del convento, in un ininterrotto ascolto eucaristico e orante, confidandosi soltanto con i propri padri spirituali. Dalle notizie sulla vita di Tommaso apprendiamo quanto fosse profondo il suo amore per l'Eucaristia, della quale sarebbe diventato il teologo per eccellenza. Almeno nell'ultimo periodo della sua vita, a Napoli, ne celebrava una ogni mattina e subito dopo, come ringraziamento, partecipava a una seconda. In preghiera si raccoglieva nel primo pomeriggio e soprattutto vi passava gran parte della notte, non visto dai confratelli.
Per quanto poi riguarda l'ascolto, Guglielmo da Tocco nella sua biografia riporta che Reginaldo, segretario e confessore di Tommaso, avrebbe visto il suo maestro ritirarsi in preghiera e, inondato di lacrime, chiedere di venire illuminato ogni volta che doveva disputare, insegnare, scrivere o dettare, e che dopo tutti i dubbi si scioglievano. Certamente le testimonianze dell'epoca su Tommaso, ad iniziare da questa biografia, risentono dell'enfasi dell'obiettivo della canonizzazione. Credo comunque non sia da sottovalutare l'ipotesi che l'assiduità e l'intensità dell'ascolto, dell'Eucarestia, della preghiera e del silenzio nel quale esistono e danno frutto sia stata una fonte importante della prodigiosa e luminosa produzione teologica di Tommaso. Del resto, il cammino dall'ascolto all'Eucarestia come accesso alla conoscenza teologica è stato compiuto nella prima parte di questa relazione proprio grazie alla Bibbia, che della teologia, come si è detto all'inizio, è l'anima. Questo silere dell'ascolto eucaristico, orante e conoscitivo, si concluderà per Tommaso anche con il tacere. Secondo una notizia che risale a Reginaldo, il 6 dicembre del 1273, durante la celebrazione eucaristica, egli visse un mutamento talmente profondo che fu notato dai presenti. Fuit mira mutatione commotus. Da allora non scrisse né dettò più nulla e appese gli strumenti per scrivere, benché fosse giunto alla terza parte della Summa, al Trattato della Penitenza. Entra in un mutismo quasi totale. A Reginaldo, che gli chiede perché abbia interrotto la stesura della Summa, risponde: non posso. Dopo varie insistenze gli confida: non posso. Tutto ciò che ho scritto è come paglia in confronto a ciò che ora mi è stato rivelato. I biografi e gli agiografi attribuiscono questo silenzio a un'esperienza mistica. Gli accademici propendono per un crollo fisico dopo anni di lavoro eccessivo. Che Tommaso abbia avuto una rivelazione che gli ha aperto una conoscenza indicibile, credo che non sia da escludere, anche perché negli ultimi mesi spesso era stato visto rapito durante la celebrazione dell'Eucaristia. Lasciando aperto l'enigma del suo ultimo silenzio, San Tommaso muore il 7 marzo del 1274 a 49 anni. Ad esperienze di rivelazione spesso collegate al mistero dell'Eucaristia, Santa Faustina invece era abituata, soprattutto da quando, entrata in convento, di ascolto, Eucaristia, preghiera e silenzio intesseva la sua vita. Ne sono testimonianza le pagine del diario. Nell'ultimo periodo, muore a 33 anni il 5 ottobre del 1938, scrive: ricevuta la comunione, ho quel tanto di presenza di spirito per tornare al mio inginocchiatoio. In quel medesimo istante la mia anima si immerge completamente in Dio e non so cosa avvenga intorno a me. Il Dio mi dà una conoscenza interiore della sua essenza divina. Dopo la comunione, leggiamo più avanti, ho avuto una conoscenza più profonda del Padre Celeste e della sua paternità nei riguardi delle anime. Se ripercorriamo il diario sul filo della parola silenzio, constatiamo quanto sia condizione e compimento di ogni ascolto, Eucaristia, preghiera. Ad esempio, per poter ascoltare la voce di Dio bisogna avere la quiete nell'anima ed osservare il silenzio. Non un silenzio tetro, ma il silenzio interiore, cioè il raccoglimento in Dio. Si possono dire molte cose e non interrompere il silenzio, e al contrario si può parlare poco e infrangere continuamente il silenzio. Oh, che danni irreparabili provoca l'inosservanza del silenzio. Un'anima che non ha gustato la dolcezza della quiete interiore è uno spirito inquieto e turba la tranquillità degli altri. Ho visto molte anime negli abissi infernali per non aver osservato il silenzio. Oh Gesù, misericordia, tremo quando penso che debbo render conto della mia lingua. Tempo dopo, Faustina può affermare: il silenzio è una spada nella lotta spirituale. Questa spada del silenzio reciderà nettamente tutto ciò che volesse attaccarsi all'anima.
L'anima silenziosa è forte. Nessuno avvertirà, nessuna avversità le reca danno se persevera nel silenzio. L'anima silenziosa è idonea alla più profonda unione con Dio. Essa vive quasi di continuo sotto il soffio dello Spirito Santo. In un'anima silenziosa, il Dio opera senza impedimenti. La pratica e la ricerca del silenzio in Faustina progrediscono insieme alla sua intimità con Gesù, tanto da farle confessare: quanto più sento che Dio mi trasfigura, tanto più desidero immergermi nel silenzio. Del crescente silenzio nel quale Faustina vive l'inabitazione di Dio, fonte non solo di trasfigurazione personale, ma di conoscenza teologica reale, come dimostrano le rivelazioni ricevute sulla misericordia divina che hanno resistito alle implacabili verifiche degli accademici, sono colme le pagine del diario. Credo che il modo migliore di concludere questa proposta di itinerario sull'anima della teologia sia ascoltare Faustina nella pienezza della sua maturità spirituale. La vita nel momento attuale mi scorre in una silenziosa consapevolezza della presenza di Dio. Di Lui vive silenziosamente la mia anima e questa consapevole vita di Dio nella mia anima è sorgente di felicità e di vigore. Non cerco la felicità se non nel profondo della mia anima in cui dimora il Dio. Oh mio Dio, vedo che tutto ciò che mi circonda è pieno di Te e soprattutto la mia anima, adornata dalla Tua grazia. Comincio già a vivere di quello di cui vivrò nell'eternità. Il silenzio è un linguaggio così potente che raggiunge il trono del Dio vivente. Il silenzio è il suo linguaggio, benché misterioso, ma potente e vivo.